Ciao ragazzi e bentornati a questo tutorial. Nell'ultimo tutorial abbiamo visto questi movimenti. Fantastico. Oggi andremo a vedere Liquid Transfer. Nell'ultimo tutorial ragazzi abbiamo visto le versate del corpo. Adesso andremo a vedere un link per arrivarci in maniera diretta, ovvero il roll. Le costanti per il roll ragazzi sono tre, ovvero pollice al centro del mio shaker, dita sopra, movimento di polso, do uno spin, il braccio deve stare orizzontale, non troppo alto né troppo basso, non troppo alto perché sennò prende troppa velocità, non troppo basso perché sennò non viene bene. Lo posso fare in tre modi, ovvero frontale, dietro, oppure che lo controlla, come volete voi, questo in base ai tipi di livello. Per quanto riguarda la ricezione ragazzi, back, ricordate il bicchiere, secchiello, uguale, verso la mia dose, come abbiamo visto nel tutorial precedente, secchiello, sposto sulla mano destra, e vado a prendere l'altro shaker. Il liquido deve scorrere sulla parete, non deve saltare perpendicolare, perché se salta perpendicolare si apre, se invece scorre segue una linea guida. Tengo il destro leggermente più in alto del braccio sinistro in modo tale che quando sale vado a recuperare col sinistro. Così. Grazie ragazzi di aver visto questo tutorial, spero vi sia stato utile. Nel prossimo tutorial avremo un ospite molto 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 speciale. Ta-da!